Dopo sei anni di duro lavoro e di pianificazione meticolosa da parte del giovane team di scienziati e ingegneri degli Emirati al Mohammed bin Rashid Space Center di Dubai, è arrivato il giorno X. La sonda Hope Probe è al lavoro per la sua missione su Marte, la prima interplanetaria del mondo arabo, un momento storico per tutte le parti coinvolte. È come essere sulle montagne russe, tante emozioni, si passa dall'essere citati, felici per questa opportunità, all'essere nervosi e terrorizzati, ma soprattutto c'è un'emozione che prende il sopravvento, che è la speranza. Non possiamo contenere la felicità. Sono passati sei anni, abbiamo appena superato la prima fase, quella del lancio. Stiamo aspettando la seconda, che è la parte critica. Il lancio è avvenuto con successo e ha portato un po' di sollievo. Il team si preparava per la seconda fase a partire dalla separazione della navicella spaziale dal razzo, mentre viaggiava verso Marte. Cinque minuti dopo lo sgancio vengono dispiegati i vettori solari. Circa 15 o 30 minuti dopo la separazione si potrà acquisire il primo segnale. Quindi avvieremo i nostri propulsori per il controllo della reazione in modo da stabilizzare il veicolo spaziale e catturare i raggi del Sole. Abbiamo eseguito il lancio e il distaccamento del veicolo. Questo è avvenuto circa un'ora dopo il lancio. Subito dopo, circa 20 minuti, siamo riusciti a ricevere il primo segnale dal veicolo spaziale. La missione Emirates Mars non sarebbe stata possibile però senza l'impegno e la collaborazione internazionale. Invece di costruire tutte le strutture dall'A alla Z, abbiamo utilizzato e noleggiato strutture disponibili in tutto il mondo. Invece di costruire la nostra rete dello spazio profondo, stiamo utilizzando quella della NASA. L'abbiamo collegata alla nostra sala operativa a Dubai. Siamo riusciti nella nostra missione grazie alla collaborazione internazionale. Anticipiamo e pensiamo alle cose che potremmo dover affrontare quando si tratta di rischio e quando abbiamo a che fare con la pianificazione. Abbiamo dovuto spedire questo veicolo spaziale prima in Giappone. Quella è stata una grande sfida che la squadra è stata in grado di superare. Obiettivo finale della missione è raccogliere dati che saranno poi condivisi liberamente con tutti. La scienza non appartiene a nessuna nazione e questa è la sua bellezza, è qualcosa che avvantaggia tutti. La parte divertente inizia ora, la sonda sta iniziando a raccogliere dati scientifici, verificando e convalidando l'elaborazione dei dati che abbiamo in modo da poter poi condividere le nostre informazioni con il pubblico e gli scienziati di tutto il mondo. In modo che tutti possano lavorarci nelle loro aree di ricerca. Questa è una spinta per il team. Speriamo davvero in una scoperta scientifica entro la fine del 2021. Qualunque scoperta possa arrivare da Marte, questa missione ha già dato alla squadra un'immensa conoscenza pratica e la speranza di raggiungere presto il pianeta rosso.